Abbiamo detto che la multifactory viene gestita da un ente, di solito un'associazione, della quale fanno parte le aziende stesse che hanno la propria sede dentro la multifactory. Questa struttura funziona perché permette a tutte le aziende di decidere concretamente che cosa succederà del proprio ambiente di lavoro. Ma per funzionare necessita che tutte le decisioni vengano prese dalle aziende stesse. Quindi è estremamente importante che in una multifactory ogni decisione sia demandata all'assemblea dei soci o al plenum o quello che sarà, però devono essere tutte decisioni assembleari. Chiaramente le multifactory che sono gestite da un'associazione poi hanno un consiglio direttivo, perché il consiglio direttivo è richiesto per legge, per l'associazione, quindi non si può non avere, ma il consiglio direttivo non è un ente decisionale. Non hanno funzione di definire autonomamente che cosa succederà nella multifactory. Certo, può avere il compito di definire delle linee strategiche da proporre all'associazione, ma tutte le decisioni importanti relative alle scelte che vanno prese nella multifactory sono appannaggio dell'assemblea. E quindi l'assemblea che decide tutto. Anche perché nell'associazione ricordiamoci che è l'assemblea dei soci l'organo più importante, non è il consiglio direttivo, è l'assemblea dei soci il vero capo di un'associazione. Il consiglio direttivo deve semplicemente mettere in pratica, compatibilmente con i vincoli di bilancio, quello che l'assemblea dei soci decide. Però è estremamente importante che le decisioni siano prese dai soci. Quindi l'assemblea si riunisce spesso e decide tutto in maniera il più possibile partecipata, informata chiaramente, ma è importante che siano tutte decisioni assembleari.